Avete pienamente ragione, la mia testa è saltata di un'intera season credendo che fosse la quarta, in realtà è la terza, ma va bene così. Mi raccomando, continuate a supportarmi con il codice creatore Stable, perché quest'oggi acquisteremo il pass battaglia, l'intero pass battaglia, 100 dannatissimi livelli che ci permetteranno di sbloccare tutte quante le skin. E taggatemi su Instagram in questi giorni, sto rispondendo a un sacco di voi, grazie veramente di cuore. Tanti pollicioni in su, commentate, schiattate la campanellina e io vi auguro una buona visione. Bene ragazzi, questo è Epni e bentornati in questo nuovissimo video della serie di Fortnite. Come ogni season, e sembrerebbe portare anche fortuna, quest'oggi acquisteremo tutti i livelli del pass battaglia, che sono 99, 94, 97, 99, no, come 100? No, io non voglio arrivare a livello 103, mi basta il livello 100. 12.650 V-Bucks, che salutiamo per sempre e se ne vanno nell'oblio di Fortnite. Abbiamo a disposizione 485 stelle della battaglia e adesso le utilizzeremo ovviamente per riscattare tutte quante le ricompense. Quindi andiamo all'ultima pagina disponibile. Ne servono 500, ne abbiamo 500, non perdiamo tempo. Già vedo Darth Vader in finale, lì bellissimo. Si parte con un po' di schermate di caricamento. Lei è molto figa, mi ricorda Harley Quinn. Equipaggiamola. Più avanti probabilmente ne troverò un'altra e la sostituirò probabilmente. Anche questa skin di Snap, che probabilmente utilizzeremo quest'oggi, è molto particolare perché è full personalizzabile. Tanto mettiamola. Ci sono dei picconi, ci sono delle emote, dei dorsi. Molto carino anche questo, dannazione. Lo sapevo che sarei rimasto molto completo. Ammetto che l'inizio di questo pass battaglia sia effettivamente molto carino, soprattutto rispetto all'ultimo, che non mi faceva impazzire. Ci sono queste cose incredibili. Oh mio Dio, questa calca è bellissima. Guardate questo qua, destino cadente, metto pure quello. Che cosa, ci sono degli stili per il deltaplano stavolta? Ma in che senso? Cavalca tempesta è probabilmente una mummia che si è sbucciata, ma va bene. Bello, questo emote mi piace. Ancora un treno di V-Bucks, picconi vari, emote, altri drop molto interessanti. Questa potrebbe essere caruccia da utilizzare, che sembra molto clean. E arriviamo infine alla parte succosa di questo pass battaglia. Sabina, molto carina. E poi l'incredibile Darth Vader. Non ho mai capito come si pronuncia. Non lo utilizzeremo quest'oggi, magari in un prossimo appuntamento. Abbiamo già scelto la nostra skin. Ma quindi Indiana Jones? Ah, ancora non si può, tra 31 giorni. Ok, andiamo in game. Ho visto che c'è un'alta richiesta del ritorno alle costruzioni. Posso registrare un video nei prossimi giorni in cui andiamo a buildare nuovamente su Fortnite. Devo rimodificare un po' i tasti, ci vorrà per prendere di nuovo l'abitudine, ma ci posso provare. E sicuramente avremo anche dei risultati migliori, perché la cosa più grave in questo momento su Fortnite è non potersi proteggere e morire a caso da gente a caso. Molto psichedelico questo drop, c'è da dire, un po' strambo, anche perché non rispetta effettivamente il piano della mappa. Ho scoperto, e non so se riusciremo quest'oggi a vederlo, che qua sotto le cascate della realtà c'è un ingresso segreto con una parete da distruggere con 3 milioni di punti vita. E l'unico modo per farlo è essere davvero tante persone, quindi in squad, oppure montare un ammazza mucche, sposta mucche, cavalca mucche, quel che è, sopra un'auto. Guardate intanto cosa c'è qua. Super cazzo sculato. Oh no, mollami. Ma che pizza, perché non posso atterrare che già mi sparano? Mi stanno sparando da davanti? E chi l'aveva visto questo? Quanti colpi ha? Oh, ma ti clacchi? Mannaggia, mi sono incastrato in un fungo, lo sapevo. Io. Proviamo a fuggire, raga. Non so se ce la facciamo, ma è l'unico modo. Oddio, c'è uno qua. Mi ha distrutto. Ma con che arma mi ha sparato? Ah, siamo vivi, non mi importa, sinceramente. Se quel tipo si ferma, è morto. Dai, aspetta il geyser. Mannaggia. Oh, gli hanno sparato dall'albero. Ancora da là sopra? Oddio, mi hanno preso da dietro. Mannaggia, è pieno di gente. Che io poi voglio venire in questo posto per questa roba del muro, ma non so dove sia di preciso. Quindi accidenti a me. Perché? Va bene, comunque ho letto che quest'arma qua, non questa qua, quella che avevamo trovato prima, è lo SCAR praticamente. Questo qui, esatto, il fucile a martello, il nuovo SCAR. Fa un po' schifo, cioè potremmo chiamarlo SCAR. Comunque ho una paura a stare fermo in un punto che non avete un'idea, che qui vieni completamente detonato in un millisecondo. Fermi tutti, perché potremmo provare a fare quello che vi ho detto. Guardate,
trovato la chiappa mucche. Abbiamo un nemico davanti. Io spero che rinunci immediatamente a spararci. Infatti vado di sotto, provo a baitarlo, facciamo il giro. No, come scarica la macchina? Non lo dire. Mi hanno appena cecchinato l'auto. Bene, tanto non sono mai fastidiosi i giocatori di Fortnite. Guardalo lì, maledetto, guardalo. Guarda che mi si splescia. E vabbè, tutti sparano a me però, ma che caspita, c'ho un radar. Mi avete detto che basta saltare in groppa al lupo per guidarlo. Ed effettivamente è così. Let's go. C'ho uno qua dietro. Oh no, l'ho mancato. Vai, 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 vai. Cosa? Esci! Come si esce? Ho preso il lupo. Che schifo questo pompa, lo odio, fa schifo. Mi lancio, mi lancio, mi lancio. Fa malissimo. È qui la grotta? Ok, la grotta è qua. E vabbè, tua sorella, me ne vado. Aiuto. Torno su. Non torno da nessuna parte. Finito. Come fa a vedermi? Come ha fatto a vedermi? Oddio, sono ancora vivo. Pochissima vita. Appangala. Io non esisto più per nessuno. Ma schifo questo fucile a pompa, dovete toglierlo immediatamente. Prendiamo solo il lato positivo delle cose. Sappiamo dov'è la grotta. Dobbiamo attraversare la cascata. Solo che prima dovremmo uccidere tutti quelli che ci sono lì, altrimenti non ce lo lasciano fare. E se trovo quel pompa, vi giuro non lo raccolgo. Prendo una mitraglietta più volentieri. L'obiettivo di oggi non è mica vincere una partita, è riuscire ad entrare in quel sotterraneo segreto. Maledizione. Perché ancora non lo sanno in molti. Io ho visto un video così nel deep web. Non lo sanno tantissimi che c'è sta cosa. Quindi lo scoprirete da me e andrete a cercare di fare sta roba e impazzirete come me. Già che vedo la chiappa mucche qua, tanta roba, il piano può andare a buon termine stavolta. E adesso devo scegliere, ci vado con la Lambo o ci vado con l'autobus? Forse l'autobus è meglio. Proviamo con l'autobus, tanto ne abbiamo altri tre a disposizione. Io tiro dritto, se va bene bene, se va male ci riproviamo. Top è che nessuno provi a spararci, come sta succedendo adesso, tutto bene. Tutto benissimo, mi stanno sparando ma è troppo tardi. Eccoci, è lì dietro raga, eh. È lì, questa è la corazza invulnerabile. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, oh mio Dio. Al secondo tentativo, il terzo, qual è? Non lo so, ci siamo. Guardate che figata. Ah, l'avete scoperto da me, se lo raccontate ai vostri amici dovete dirglielo. Sì, questo fa un cubo di Rubik con 16 facce per faccia. Follia. C'è una festa? Io sono il vostro re. Beh, questo è quanto. Non so se vi aspettavate la luna, probabilmente, ma questo è ciò che c'è qua sotto di tanto segreto. Comunque, insomma, tre casse a disposizione, un buon loot. Non lo disdegnerei, ecco. Tra l'altro qua sotto ci sono altre casse. La mitraglietta viola, si gode. C'è anche un arpione. Potrei considerare l'idea di prenderlo, perché sono pazzo. Oh, cosa? Ho visto bene, raga? Ho visto bene o ho visto male? C'è una sfera? Oh mio Dio, me l'hanno portata. Bellissimo. Bellissimo, grazie. Grazie, grazie. Finalmente il karma dalla mia parte. Tra l'altro non l'avevo visto, ma c'è un limite. C'è una sorta di batteria adesso che non c'era l'altra volta. Oh no, mollami. Mollami subito, guarda. Ma perché mi devi rompere la sfera? Oh no, per l'amor del cielo, Steph. Dovevo solo andarmene via. La missione era completata. Mi facevo i cavoli miei. No. Combattiamo col demone del male. Che non ha il pompa quello nuovo, eh. Perché quello è quello vecchio, buono, viola. L'unica gioia è veramente atterrare su questo drago della morte. Ma l'unica. E c'è già qualcuno? Basta. Perché? È atterrato molto corto. Potrei giovare di questo errore. Vediamo se riesco a trovare un'arma. Dai, stavolta. Oh, che benessere. Mitraglietta leggendaria? E gliel'ha data lei? Ah, l'ha comprata. Non ho parole. Ora lo so. Incredibilmente, c'è anche un veicolo. Ah, obiettivo andare qua giù in fondo. So se ce la facciamo, spero di sì. C'è una stazione di benzina proprio old style. Che cos'è sta roba?
minuscola probabilità che io venga cecchinato in testa in questo momento sono piuttosto remote, quindi non fatelo, grazie. Ma chi l'aveva visto? C'è anche il salto della morte lì? Pazzesco, mi era sfuggito. Beh, sai che tutto sommato il rift non lo lascio lì, lo porto con me. Proviamo ad andare comunque in auto, però alla peggio ci spostiamo con il rift. Mi stanno sparando alla macchina. Ora io mi chiedo, ma vattene in zona sicura! Cosa vuoi da me qua giù in fondo? Ancora, ancora mi spara. Guarda, di nuovo, seguite. Dell'altro, dai. Tanto, con l'auto completamente distrutta, finalmente la mappa non ha più segreti per noi. Abbiamo raggiunto il faro, il fanfarone. Che burloni quelli di Fortnite, mamma mia. Si sganasciano le risate quando scelgono questi nomi, eh. Sotto di noi c'è uno lì che cavalca un cinghiale. Due che cavalcano cinghiali. Vi aspetto nella zona sicura, meglio così. Anzi, perché aspettare quando vi posso travolgere? Andiamo. Come può essere più veloce di me? Vi giuro, non mi importa. Costo di morire, io lo recupero e lo travolgo. Vedete, c'è un cinghialotto là? Bello mio, mi dispiace molto, ma verrai falciato. Cosa? Dov'è? Dov'è finito? Oh mio Dio, qua. Di nuovo, di nuovo, di nuovo. Mannaggia. No, non può fuggire. Non c'è modo. Ah sì, così godo un botto. E qua bello. Fate in groppa. Fate in groppa. Oddio. No. Cosa? No, eh. No, non ci posso. No. Sono partito con un 106 scudo distrutto. Come ha fatto a non morire? Io non ho parole, non ho più parole, giuro. Ragazzi, questo video di oggi termina qua. Pass battaglia, bellissimo, devo essere sincero. Dobbiamo ancora entrare in confidenza, evidentemente con le meccaniche. Spero che vi sia piaciuto. Voglio sapere cosa ne pensate nei commenti. E soprattutto se utilizzate il codice creatore step nel negozio di Fortnite. Avete visto, ci sono 100 livelli prestigiosi. Un sacco di skin fighe. E questa season sarà tosta, come la scorsa, ma noi torneremo nelle build. Tanti pollici in su, commentate, iscrivetevi alla campanella, ci vediamo al prossimo video. Qua sempre tutto. Buone. Riusciremo a vincere prima della stagione numero 4? Perché forse la mia era una premonizione. Oh.